Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video haul. Ieri sono stata da Kiko e ho comprato delle cosine, se avete visto bene. Ho comprato delle cosine carine, utili, ma anche sfiziose. Adesso ve le mostro. Intanto qui c'è Pablo. Vero amore? Amore mio! Eccolo! Saluta gli zii. No, gli zii loro! Lì! Ciao, ciao! Allora ragazzi, questo è il bottino. Andiamo con il primo prodotto. Vediamo che cosa ho preso. Vediamo subito. Questo ombretto, matitone ombretto, long lasting eye shadow stick. Eccolo qui. Adesso ve lo faccio vedere. Già ve l'abbiamo fatto vedere con Benedetta. Questo è il colore. Io lo portavo tantissimo tempo fa, è un color tipo un color tortora, ma sugli occhi è stupendo, si stende benissimo perché è morbido morbido e in più potete anche sfumarlo con il dito. Ovviamente io ve li faccio vedere questi prodotti, ma poi vi farò un altro video dove li provo. Avevo provato sia questo color, diciamo tra virgolette, tortora, bellissimo, ma ne ho provati anche altri. Devo dire che questo è quello che mi piace maggiormente e infatti l'ho ripreso. A un certo punto, ragazzi, non li ho presi più, non ho comprato più questo prodotto, non so perché, ma è veramente stupendo. Eccolo qui, e alla luce naturale è ancor più bello. Ve lo straconsiglio perché è veramente semplice e velocissimo da stendere, da mettere, quindi anche la mattina prima di andare al lavoro, di corsa, magari avete voglia di vedervi un po' diverse, un po' più carini, e magari ve lo mettete, vi fate anche solo una riga invece della solita riga nera, vi fate una riga con questo e già siete sistemati, un po' di mascara e via. Secondo prodottino, vediamo che cosa mi è capitato. La matita sopracciglia, io lo chiamo il mattoncino. No, vabbè, questo è per pettinarle. La punta è fatta in questo modo. Non è né dura né troppo morbida. È perfetta perché non ti fa neanche le sbavature ed è veramente a lunga tenuta. Io lo uso da anni. Il numero che porto è lo 03, ma ci sono di tutti i colori, quindi se siete interessati potete andare da Kiko e scegliere il colore che più vi piace. Però veramente mi trovo benissimo, ho provato anche tante matite sopracciglia, tanti altri prodotti per le sopracciglia, ma nessuno, anche costosi, ma nessuno mi soddisfa come mi soddisfa questo, perché è anche facile da stendere, quindi diciamo top. Non lo cambierò mai e Kiko, mi raccomando, non toglierlo, altrimenti qui ci arrabbiamo. Altro prodotto, questa matita labbra. Il colore è un color mattone. Adesso ve lo faccio vedere. Voglio dire una cosa. La matita che mi vedete sempre sulle labbra, io, lasciate stare, adesso sono struccata, però la matita che io metto spesso sulle labbra è un color mattone ed è una matita molto molto morbida. Questa è quella matita, non c'è più, non la fa più Kiko, e adesso c'è questa che è un pochino più dura e il colore è leggermente più scuro. Colore sì, la nuance ricorda quella che avevo, che ho io ancora, però è diventata piccolina così, però non è proprio uguale. Ho detto ok, tanto quella non c'è più, è inutile, come si suol dire, andare a cercare Maria per Roma, e accontentiamoci di questa. È bellissima, comunque non vedo l'ora di provarla perché ancora sulle mie labbra io non l'ho provata. La proveremo insieme per la prima volta, sto morendo veramente di curiosità, ma non la proverò fino a quando non farò il video per voi. Andiamo avanti. Altro prodottino, che cosa mi è capitato? Mascara. Questo mascara me lo chiedete sempre, mi chiedete quale mascara porto, è l'Extra Sculpt Volume Mascara ed è esattamente
questo, è fatto così, mi raccomando ragazzi, non vi sbagliate perché io non prendo mascara waterproof. Per me non esiste il mascara waterproof, anche perché l'ho provato tantissimi anni fa, un paio di volte, mi devasta le ciglia, quindi preferisco non prenderlo. Poi se voi vi trovate bene prendete il waterproof perché c'è della stessa linea waterproof, io per quanto mi riguarda assolutamente no. Il mio non è waterproof ed è fatto così. Lo scovolino è pazzesco, io lo uso da tantissimi anni ed è strepitoso, mi trovo benissimo. Anche questo dura anche tutta la giornata. L'importante è che non abbiate il vizio di stropicciarvi gli occhi, altrimenti, insomma, cola come tutti gli altri, si leva come tutti gli altri, però è veramente un ottimo prodotto a un piccolissimo prezzo, super 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 consigliato. E andiamo avanti. Altro prodotto, cosa mi è capitato? Non so, non mi ricordo neanche io che cosa ho preso. Ah, sì, il correttore, eccolo qua. Io in realtà con i correttori ho un po' un problema perché non azzecco mai il mio colore. Anche con quell'altro che avevo preso da OVS, esattamente questo. Ho un po' di problemi perché non so sceglierlo, o lo prendo troppo bianco o lo prendo troppo scuro. Quello che evito sempre è quello, diciamo, sul colore più rosa che odio e non mi sta neanche bene. Ho preso questo, adesso ve lo faccio vedere sulla mano. Eccolo qua. Mi sembrava abbastanza bello, abbastanza coprente. Per questo periodo ottimale perché non voglio mettermi fondotinta ancora sul viso, quindi lo andrò a mettere. Contorno occhi sopra gli occhi per fare una leggera base per magari stendere un ombretto e al centro del viso e poi sfumo, insomma, tampono con la Beauty Blender leggermente umida, però mi piaceva la consistenza e mi piaceva anche il colore, ne avevo bisogno perché quello appunto di Essence sta terminando, quindi ho detto fammelo prendere perché così diciamo per questi mesi sto a posto. Vi farò sapere com'è, io spero che sia buono, non l'ho pagato moltissimo e mi piace anche la consistenza, eccolo qua spalmato, non dovrebbe essere male, è la prima volta che lo provo, ma diciamo che non dovrei avere problemi, grandi problemi, insomma, nell'applicazione e nella riuscita, però vi farò sapere com'è. Ultimo prodotto. Siamo già arrivati alla fine, ragazzi. Io quando entro da Kiko voglio entrare e fare i sacchi di roba per poi farveli vedere. Questo sarebbe il mio sogno. Questo me lo ricordo che cos'è. È il mio gloss preferito. Eccolo qui, il colore è il numero 17. Lo amo, lo straamo. Ne avevo preso un altro così per sfizio, per cambiare colore. Ma niente batte questo. Non so quante volte sono che lo ricompro, perché ogni volta lo finisco e questo mi dispiace, ma devo provarlo assolutamente con voi. Lo dobbiamo vedere, cioè lo dovete vedere, io so com'è, però voglio provarlo. È stupendo, ha una consistenza meravigliosa. Mi piace tantissimo l'effetto che fa sulle labbra, veramente stupendo, veramente bellissimo. Adesso con la luce non lo vedete bene, ma vi farò proprio un video per farvi vedere questi prodotti bene con una bella luce sul viso. Amo e adoro letteralmente questo gloss, ve l'ho detto, è il numero 17, ma ce n'erano, come avete visto nel video di ieri, tantissime colorazioni, vale la pena andare a dare un'occhiata e scegliere quello che più vi piace, ma secondo me questo è il top se provate questo, ragazzi. Non ve ne separerete mai più. Il numero, ve lo ripeto, è il 17. Comunque tutti i prodotti che vi ho fatto vedere li trovate in descrizione. Allora, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Signor Pablo al trucco, il signor Pablo al trucco, il signor Pablo al trucco. Ma quanto ti piace, mami?